oltre scuola, video, allenamento, parkour e altro, adesso ci dovete mettere anche che ho trovato un mini lavoro, quindi diciamo che sarò un po' più occupato rispetto al solito. Purtroppo uscirà uno o due video a settimana, o di più o di meno, quando avrò tempo li farò. Non ci sarà più la classifica 3 volte a settimana video e poi 3 live, ma sarà totalmente randomico, quindi qualche volta potrebbero uscire live, qualche volta video, e minimo un video a settimana o due lo farò uscire. Detto ciò, sto dicendo queste cose proprio perché lo speciale di Halloween un po' in ritardo, scusate, ma ho avuto, come ho detto, da fare, e quindi ero sicuro che la maggior parte di voi avrebbe aperto questo video. Detto ciò ragazzi, buon Halloween in ritardo e buona visione. Oggi siamo su Layers of Fear per cominciare finalmente il DLC per questo speciale di Halloween. Via! Ah, aspetta. Via! Porca puttana, sono qua già da un minuto, lo sai? E perché lo sapesse ne approfitto, visto che è abbastanza lungo il caricamento. Giù abbiamo un canale Instagram, se ancora non lo sapete, al quale potete iscrivervi, che è di Zero Gameplay, un canale Telegram e tante altre cose come Twitch, Facebook, eccetera. Quindi controllate in descrizione nel caso non vorreste perdervi nessuno dei miei social. Detto ciò, dai, cominciamo, per favore. When I was a child, I used to lay in bed late at night, staring at the ceiling, listening to my father scream. E beh, una bella cosa, scream penso. Scream at my mother. Scream at yet another failed masterpiece. Finally, just scream out into the darkness. It became my lullaby. And even when they took me away, the screams followed. I was once told that insanity runs in my family. It's time to make it stop. Bene, quindi a quanto pare vedremo la storia per quanto riguarda la figlia, ovvero sotto gli occhi di una figlia, del tizio appunto del gioco. Sickness, insanity, e stavo leggendo. L3 per accendere la torcia. Ah, vedi, adesso abbiamo anche una torcia. E i movimenti sono un po' più troncosi, come... Ah. Permesso? Ah, vedi, forse riparte dalla fine di Layers of Fear. Mo qua mi caco. Ragazzi, sono le 9 di sera. Ah, what's wrong with this thing? Papà, i libri per terra, dai, anche i porno adesso. Siamo tornati, bitch! Ecco, un attacco di sole. Renato Zero, sei tu? Beh, anche la Madonna, va bene, ci siamo rimpiccioliti. Ah, bene, ora siamo la bambina. Io mi cacco ancora di più così, però. Run! Ma l'immortacci tua, chi è? Sono alta quanto un gattino? Hey there. Oh, che? Oh, come on, don't be afraid. Mi hai fatto cagare. Don't bite. Here, try for yourself. Ma cosa? Fammi sedere! Non salta? Sono fatti di pixel questi cosi. Vabbè, ho capito, va? Andiamo! Non funge. Dite che il baule è l'arma fondamentale? Sì? Cosa... Ah, beh, dai, interessante. Delle note! Colpa mia? No, that's not quite right. Ma vai a cagare, mi sto divertendo io. Anima libera! Still not quite there. Troie. Cazzo, sbagliato! Whoever's pounding on that piano! Beh, un padre incazzoso però, eh. Un muro, ci riprovo? Could I not make myself clear? Ah, è così, eh. You know what? I have an idea. Go get your crayons. Aha, vedi, un mobile adatto solo ai colori. No? Can't you see the colors? Ah, scusa. Ma cosa? Ah, vaffanculo. Non vedo. Un cerchio rosa, fammi salire. A few moments later. Beh ragazzi, vi ho saltato tutto il cosa. That's actually not vedi? Bad. Look at you, young lady. It looks hai like visto? Sono forte. Ho pigiato un po' i tasti a cazzo di cane, non è che devo essere per forza forte. Sento di sussurri. Sei tu? Dexter Morgan? Ah, porca puttana! Cani di merda. Addirittura? Io sto continuando a camminare, ma non ci sto capendo un cazzo. È tornato Renato Zero. Aha! Help? Che devo prendere, la scodella? Non ci passo, sono grassa. Oh, porco Giuda, chi è lei? Una X, bello. Oh, ho sbagliato. Zio Bobby! Ah, no, aspetta. Painting, sleeping. Painting, hiding. Painting, crying. Crying, painting. Quindi questo è quello che faremo oggi. Disegnare, dormire. Disegnare, nascondersi. Disegnare, piangere. E disegnare. Bel programma, dai, andiamo. Certo, mi sarebbe piaciuto più mangiare, però non c'è, a quanto pare. Se può... Ti piglio pugni, sai? Ah!
Che cazzo sta succedendo? Ma quanta droga gli avete dato a sta bambina? Oh, il mostro cattivo! Ma porca vacca! Ehi! Sì, però non ho capito io. Ah, è fuoco, ci entro. Il fuoco mi insegue, ragazzi. Oh mio Dio, che spavento! Sono in un forno crematorio. Si muore? Beh, a rigor di logica, sì. Cavalluccio, salvami! Una facciata cruenta. Un trenino, vai! Ow! Bello! This again? How many times do I have to tell you to keep the shit out of the hall? Te la faccio ingoiare la merda. Oh, that's right, cry! Seems like everyone's solution to everything in this house. Lei è proprio un bastardo, sa? Ah, povera bambina. Certo, un po' inquietante, però hey, bella. Mi sono perso. Ah. Io avevo i miei dubbi. Ma ok, che passato terrorizzante ha avuto questa bambina. Ah, e se ve lo state chiedendo, ho comprato questo DLC con lo sconto di Halloween. E che adesso credo sarà finito, ma che comunque costava alla fine 3€. Quindi, hey, un gioco così per 3€ lo prendo. E per chi non lo sapesse, abbiamo fatto anche la serie in live del gioco originale, cioè non del DLC. Mappamondo! Oh, cosa? Ma brutta merda. Guardate che puttanata, sono basso. Sono un gigante. Foglio di merda. Cos'è? Ah, è la foto della madre. Scusate, mi sono cacato perché mi hanno chiamato. Ragazzi, piccoli contrattempi. Ci vediamo a domani, che per voi sarà tipo fra un secondo. Su, su, giù, giù. Ah, sono tornato 3 giorni dopo. E non sto scherzando. Comunque, perché questo si è illuminato di immenso? Va bene, credo. Mi ha fatto cacare, signorina. E posso... Aia. Ah, vedi l'altra faccia della madre. Vado sotto. Ah, porca puttana. Beh, sì, bene. Devo dire che la stanza è cambiata poco poco, eh. Che c'è? Puttana, chi è? E se mi trovate con la voce un po' rauca, beh sì, colpa mia. Sì? Beh, no, 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 figlio di puttana. Non ti preoccupare, stavolta ci penso io. Eccolo, lo prendo, lo prendo, lo prendo. Lo prendo. Lo prendo e ho detto che lo prendo, vaffanculo. In base alle mie deduzioni scientifiche, dovrei spingere qui. Oh, guarda un po'. È un po' diversa da quella che mi immaginavo, ma va bene. Ti prego, Trump, non picchiarmi. E siamo pronti a un'altra rampa di scale. Quale sarà questa, la 150esima? Va bene. C'è un cane lì sotto. Ci sono delle mani, ci sono delle mani. Telefono, stai zitto che mi sto già cacando addosso qua. Bobbo, chi sei tu? Mi sa che ho sbagliato posto? Stai ferma, ape di merda, quello che è. Oh, porca puttana. Oh, princess, don't sneak up on me like that, especially when I'm working. So, what do you think? Oh, you like it? Well, that makes one of us. Oh, porca di quella troia. Eccola, lo Slenderman. Sto camminando. Che cosa è successo? Perché quello scatto? Attenzione, parkour! Che minchia vuoi? Cosa potrò mai trovare all'interno di questi misteriosi cassetti? Niente. Ah, mele, mele, perché? Non ho bisogno, non ho fame. Che ho fatto? Ho capito. Ti spacco la faccia! Ti spacco! Are you out of your mind? What? You said there was gonna be a party. I just started a bit early. Va bene, si sarà ubriacato e ha fatto... Ah! Puttana, povera bambina, stava per crepare spiaccicata. Corri, corri! Se corro si rompe. Fantastico. Guarda che equilibrista. Un'altra, sul serio? This one's gonna be perfect. It has to be. I'm gonna prove you wrong. All of you. What? Not now, princess. Go play with your dolls or your crayons. Daddy's very busy. Va bene, un papà molto indaffarato, preoccupato che se ne infischiava della figlia. E perché sto parlando come uno delle iene? Sono Gesù? Aprite i comodini, altro che acqua. Ho un divano. Ma volevo sedermi, sono un po' stanca. Ah, posso? Salve. D'accordo, io me ne vado, allora che devo fare? Dove sto? Porca puttana, povera bambina. Oh, salve. Fugo. Pezzo di merda. Perché il mio divano poi? La bambina ha bevuto troppo. What the hell did you do? Oh, you didn't mean to.
Well, that makes it all better. Signore, non per dire, ma questo alcol è fatto un po' a cazzo di cane, eh? Tipo fosforescente, che si stava bevendo. Get out of here. Go to your room and break shit in there. Just take all your toys and smash them one by one. And keep at it. Maybe you'll finally get good at something. Grazie. Potrei tipo rompertela in testa, sai che figata? Diventerei una brava serial killer. Corro nella stanza dei giochi dove ci sono i clown che mi faranno cagare addosso. Ah, ok, platforming. Vabbè, ho capito che devi fare dell'equilibrismo, ma due metri su, non è che devi scalare Torre Eiffel. Che c'è? Meno male che guardo dal posto sbagliato ogni volta. Bene, mi sono fottuto una rotella. Bambina, non è il momento ancora per i dildi rotellosi. Ok, un'altra rotella. Ah! Sì, devo dire che funziona adeguatamente. Quindi, stando ai miei studi aerospaziali, devo dire che devo mettere il tappo qua dentro. Ma anche no. Wow, sono una bambina agilissima. Hola? Oh. Oh. Oh, vabbè, non è molto tenera come cosa. Un gattino! Bobbo! Che cosa dovrei farci con te? Oh. Quindi, ti ho salvato la vita. Ti metto la coda, non ti preoccupare, bene. Faccio cacare, lo so. Bobbo, mi dispiace, vuoi la rotella? Te la vado a prendere. Scusa gatto, ma l'ho messa a posto dei cetrioli. Vai, con questa... Vai che è un amore. Fai un po' di bordello però, ehi. Hai visto? Ma vabbè, ma fai cacare, vai via, gatto di merda. Forse ci volevano... Ah! Mi sono rotto tutte e 33 le cosce. Senti, gattino bello, lo so che se io me ne vado ti incazzi e mi mangi, quindi vorrei trovare una soluzione pacifica. 2 euro? 3? Dai, facciamo 5 e chiudiamo la faccenda. Ho capito, va. Che c'è? Gatto, mi dispiace, lo so. Lo so, non avrei dovuto usare cetrioli. Ecco, mi ha preso a testate. Io ti guardo. Ti guardo attentamente. Beh, inquietante il gattino, eh. Si vendono rotelle per gatto qui? Posso usare un piattino? I cetrioli ti vanno bene? Sono un mago! Ma se tipo prendo il pendolo? Aia. Senti gatto, basta tenermi in ostaggio. Ma per questi quesiti fondamentali di vita c'è internet! Lo sapevo che mi nascondeva delle cose. Sì! L'ho preso? E vai. Ecco la tua ruota. Potevo metterlo al posto dei cetrioli, ma sono stato bravo. Hai visto? Non sto recitando, non ho paura. Ah, sorride. Ti andava bene pure quella, non frignare. È una luce, quindi posso starci attorno? Non mi agolare, merda. Cavalco, vai! You're insane, you're not thinking straight. You're right, I am sick. I'm sick of you not being there for us. We need you, I need you. When was the last time you slept with me? Christ, when was the last time you even touched me? Do you know what that does to me? To know that my own husband is disgusted with me? Minchia, gattino, sei potente. Well, excuse me if I've been too busy working my ass off trying to provide for this family. But no, you're right. It's much more important to whisper sweet. I padri che fanno del bene ma che poi non lo fanno. You call that work? You lock yourself in there for hours, days. You come out looking like shit, stinking of booze and stale piss. Piscio vecchio? Addirittura, si piscia addosso. Gattino, grazie. Adesso proseguo. Oh my goodness. What? Oh, that's all right, honey. Something got into mommy's eye, that's all. You be a good little girl and go to sleep. Daddy's working, so... We can't disturb him. Mommy has to go downstairs and take a bath. I love you. Sai che si è tagliata le vene nella doccia. More than a wife, she was first and foremost his muse. Her beauty and talent drove him. After the accident, she became a burden. A disgusting monster screeching out from her bed. An anchor, weighing him down. La faccenda è problematica. Vabbè, interessante. Quindi a quanto pare la figlia sta da grande cercando di capire cosa fosse successo. E se vi va, leggete 3, 2, 1, eccolo qua, arrivederla. Oh, relationship counselor. Consulente relazionaria, qualcosa del genere. Cosa? Ma non mi dire, ogni posto è un sogno, ci vorrà una vita. Bobby, scendi. Bobby. Bravo, Bobby. Hey there, princess.
You wanna sit on daddy's lap? Non hai neanche una faccia. Come on. Bene, siamo tornati. Bel divano, devo dire che è sporco per un motivo. Il cesso? Ah, qui è la canzone di Satana, vero? Huh. Che? I don't remember that being there. E invece si trova esattamente qui. I can hear you out there. Please, please help me. It hurts. Oh, it hurts so much. Mettiamo un po' di musica per alleviare il dolore, dai. Yes. Thank you. Cosa? It's so good to feel that there's still beauty. Beh, bellezza è una parola forte, Oh, bene, dai, devo dire che posso andarmene. Cosa c'è, i fantasmi? E questa è la stanza di papà. E che ovviamente non si aprirà nemmeno mai. Bello? Questi sono i quadri fatti male, che poi sono tutti quanti belli, non ho capito perché si incazzasse. Eccolo! Il quadro della mamma. E vabbè, cos'è qua? All right, young lady. Shall we continue? A fare chi? Right. Whatever happens, just keep looking at me. Ah, ok, mi sta disegnando. Sono bella, sono affascinante e ti sputo in faccia. Where was I? Ah, yes. The princess was all alone in the dark. And yet, she felt that the evil witch was lurking nearby. Dai un cazzotto in bocca. As her eyes... What? Keep your head straight! Oh, scusa. Vai, vai. E stavo guardando la porta, se c'era un malintenzionato, che facevo? Gli ficcavo la pena nell'occhio? Esatto. And yet, she did not dare to move. No, perché sennò mi meni, ecco perché. That would be the end of her. Oh, che? The princess heard a fearsome growl. E il cane? The Però mi fai cagare addosso così. As the princess moved, the growl got louder. Cane, porca puttana, sei aggressivo. Oh, aspetta, ti guardo. The witch had unleashed her familiar, the hellhound. È un cane di casa un po' incazzato. The monster sniffed at the air. Its perky ears wary of even the slightest sound. Va bene. The princess remained motionless, letting the monster pass. Veramente mi meni tu se guardo l'animale. There was a stillness in the air. The princess breathed a sigh of relief. Mi hai drogata? For a moment, it seemed like io vedo delle cose che non dovrebbero her. Vedersi. And yet she knew that it was e anche con penetrazioni molto brutte. There was still danger nearby, waiting for her slightest move. Sta bruciando casa, papà. Terror, she kept looking straight ahead. Suddenly, she heard a terrifying cackle. It was the calma. The wretched thing despised beauty and innocence. For she had neither. E non rompere i coglioni, devo guardare lo schermo qua. But our heroine didn't dare to look. Eroina si riferisce eroe o quella che mi hai fatto? Lest she be cursed by the witch's foul magic. She could almost feel the chilling touch of the witch's hand at her neck. She felt the sudden urge to run away. But fought it with ma ci credo che me ne vengo spaventata poi. For she knew that was precisely non sono proprio storie da bambino queste. And then, just like that, the chill was gone. She saw a glimmer of light over the horizon. The sun was almost upon her. It was almost dawn. It was almost over. And there. Vittoria? The princess stood triumphant in the sun, smiling as she... Wait. That's not right. Her face. Why is she still scared? Oh, God. I didn't mean to. Princess. I'm sei un padre so di merda, sorry. Lo sai? Mi hai fatto cagare nelle mutande. It's not that he was cruel. It's just that to him reality was just a pale. Sì, era abbastanza inquietante. He was blind to the world. Unless it was translated to him through a canvas. Va bene, dai, la storia è avvincente. Ci manca il piano di sotto. Sempre lui. Oh, it reeks in che here. Che tipo, cadaveri? Bene. Flashback. I swear that dog doesn't stop. Oh, Bobo. Perché sempre in faccia a me poi? Babbo di merda. How the hell did you get out? Go on, get out of here.
before I find a way to keep you in there for good. Questi flashback pam pam, veloci. Posso entrare nello sgabuzzino? Ah, mi butti fuori Doggy. No, Doggy! Torcia la vuole smettere? Still alive. Bello. Infarti precoci. I wonder when was the last time this place saw sunlight. Devo aprire le finestre? Ok, vernice rossa. Perché proprio rossa, chi lo sa? Ecco, quindi cosa faceva? C'è un Tompox. Ragazzi, leggete se volete, io non leggo. Allora? Ah, grazie. Oh, scrivo io? Forse ho sbagliato qualcosa, eh. What are you doing? Oh, put scusa, that down. Che? You're much too old for that childish nonsense. Scusa, ma stavo... Un pony? Non l'ho fatto apposta. Cazzo, sto combinando. Io volevo dipingere. Sbaglio o il bosco sta diventando un po' più tetro? Oh, cartelli stradali con niente sopra. Fantastico. Segui... Oh, non voglio andare di qua. È uno spettacolino per caso? Vai, John Cena! My name is... John Cena! The little girl in red was walking through the woods when suddenly, out of nowhere, jumped out you know who. Eyes glowing bloody red, teeth sharp as razors. And yet the big bad wolf did not seem to faze her. Be careful, little girl, the big bad wolf sneered. You're in fantasy land, where things ain't what they seem. Oh, shush, you big old meanie, the frightened girl exclaimed. You're the only threat in this wonderful land. With my magic crayons, I can do no harm. I can make the trees yellow, turn them upside down. Turn grass into candy. Make the sky go red. I can do whatever pops into my head. The wolf was unimpressed with his show of skill. You do have the power to do what you will. Alas, I humbly urge you to practice restraint, for you are responsible for what you create. You're nasty, jealous, and mean, said the little girl. I just want to have fun, and you want me to learn. I wish a big old rock would fall down from the sky and crush your big bad mouth into a mincemeat pie. Aia. Don't do it, I beg you, the big wolf cried. You lack scale and perspective, my sweet little child. But it was too late. His warning fell on deaf ears. Down came the rock and smashed them all to smithereens. Bello. Sì, devo dire che è una favola abbastanza istruttiva. Voglio dirvi questa piccola cosa: Cappuccetto Rosso non era quello che pensate voi al giorno d'oggi. Diciamo che la favola originale era un pochino, giusto un pochino più cruenta e horror. Ma comunque, lasciamo perdere, per non rovinarvi l'infanzia. Finally! Eccomi. Are you ready to embrace true art? Va bene. Oh, the summer trees. So green and vibrant and full of life. Sì. But also young and inexperienced. Let's try to find them a more poignant season. Brilliant! Let's add some more of the same color. Hai visto? È mo? That won't make it boring or predictable. C'è una candela volante, papà. Oh, they sway in the breeze, but are none the wiser. È sempre uguale, just papà. Like non cambia you. Un cazzo, non cambia un cazzo, ok? Ma ci sono degli altari sacrificali. No! Put that down! You are doing so well. E non vedo un cazzo, non c'è la roba, papà. Io ci provo, poi si fa cagare, però. They sway in the breeze. E vabbè, fa cagare. But are none the wiser, just like you. Are you ready to embrace true art? No, ti prendevo per il culo. Azionerò questa bella manovella adesso. Danger. Vabbè, sti cazzi. Creativity is not a toy, it's a gift. Vai zitto. Do you want to squander it like all those careless brats out there? Porca puttana, sei cattivo, papà. Ci penso io, ti aggiusto. I warned you time and time again. I won't let you waste time in these mindless doodles. This is for your own good. Frenino però è rotto i coglioni, eh. Ah, dei cartelli stradali che spiegano esattamente dove andare. Fantastico, vado a destra, ma. Freno, tre, corri. Ma sei stronzo. Dove passa il treno? Ah. Oh, una scala. Lupo Lucio? Ah, la casettina sull'albero. Sono sulla casa sull'albero, e adesso? Ah. Va bene, è un pony, e qui... tre pony. Poveri pony. Che succede? Oh, la scala, figlio di puttana! Guarda quel pezzo di merda! Schiaccialuci! Allora? Praise the sun! Praise the sun! Guarda che ti ammazzo.
Ti prendo il pugno, aspetta che cado su di lui, eh. Bene, sono morta? Dai, alzati per Dio. Sono qui già da un'ora e mezza. Are you trying to annoy me? This is not what I've taught you. Che il potere della frutta sia con me. Ma tu sei stronzo forte, sai. What? You think I'm enjoying this? You think I'm doing this out of spite? Get it right next time and I won't have to fix it for you. Beh, signorina, pure questo è abbastanza inquietante, però, eh. Cosa? Corro? Corro? Pony! Ti calpesto un attimino. Finalmente, possiamo andare via, grazie. Mr. Teddy! Ti abbraccio io. E la madonna, sono sicuro che quel figlio di puttana mi ha cambiato il disegno. E poi esistono i vandali, gli rompono la casa, non è mica colpa mia. Tu mi fotti il disegno, oh, che succede? Un serpente tenebroso mi ha perforato lo stinco. Bobby! Ma sai che te l'ha ucciso? Un disegno può sembrare molto bello, però anche molto brutto. Bobby, mi aggredivi malamente, ti ho dovuto prendere a cappellate a sto punto. Andanazione, frasche di merda, come esco? Senti, Pippo, io vado di qua. Bene, la bambina ha paura dei clown, immagino. Oh, il pennarello. You're doing this on purpose. Ci ho messo il bastone di legno nel pene. Oh, è un po' cattivo. Va bene. Ma porca puttana, perché? There! I hope you're satisfied with yourself. Stop crying. We'll pick this up tomorrow and I swear to God, I better start seeing some progress. Finalmente, flashback finito. Cazzo, è durato un'eternità questo. Back, I don't think my father ever really wanted a child. It's no wonder I was never truly allowed to be one. No, no, what he wanted above all things was a successor. Someone to carry on his legacy. Anything else was just a distraction. Aggiungerei lavoro di merda. Che cosa ho fatto di male? Beh, immagino che quella scena fosse per dire: bene, è finito, vai via. Intanto c'ho il pennarello in mano, Dio solo sa perché. Ah! I told you never to come down here. Quanto tempo ci vuole per salire una merda di scala? L'unica porta che ancora non dovrei aver aperto è quella sopra. Appunto, la porta più importante di tutte. Ho sbagliato porta. Eccola qui. Cosa c'è? Ah. So, after all this time, after all I've been through. Stay here. Your mother and I need to talk. Lacrime di coccodrillo. E ho guadagnato un trofeo. This is all you have for me? And of all places you chose this room. Think I don't hear that? Stop crying! Don't make me come in there! So many memories. This one room filled with more memories than I can count. I thought I told you to be quiet! Oh, the lovely memories. I imagined him standing there, all smug and pleased with himself. Thinking this piece of canvas was somehow going to fix everything. I imagined what I would say to him. What I would do. Why, Daddy. You shouldn't have. You really shouldn't have! La signorina è incazzata, ma... Cosa c'è? Oh, oh, what? Bene, è morta sul serio? Beh, immagino di sì, quello non era un sogno. Il padre sarà morto per cause naturali e bene, la figlia è morta perché è entrata qui dentro e a quanto pare gli sono cadute le cose addosso. Ragazzi, sono contento che il gioco sia finito. Beh, buon Halloween in ritardo ovviamente perché questo video uscirà molto ma molto dopo. E detto ciò, spero che il DLC di Liars of Fear vi sia piaciuto perché questo appunto era il DLC interlogo, come cazzo si chiama, di Liars of Fear. E detto ciò ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Come vi ho detto all'inizio del video, le cose cambieranno un pochino, quindi farò un forse un po' meno video, fatti assolutamente meglio, ma comunque un po' di meno perché appunto non ho tempo per i motivi che ho appunto detto. Detto ciò ragazzi, ci vediamo al prossimo video, spero che vi sia piaciuto come ho già detto e beh, ciao!
Spoiler, il primo episodio nel prossimo video sarà appunto di Dark Souls 3. Bene,